Allora eccoci cari buongustai, il nostro ospite di oggi è arrivato. Lui non è un appassionato di cucina, come dicevamo prima, ma è già un consolidato chef nonostante la sua età. Ve lo presento subito, lui è Nicola Nisticò. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bentrovato, come va? Tutto bene. Tutto grazie. Bene? Lui è serio? Ligio? Guardate, ha un'impostazione praticamente didattica nella sua cucina. Allora Nico, dimmi velocemente, hai frequentato la scuola alberghiera? Sì, l'alberghiero di Soverato. E ho fatto varie esperienze anche all'estero e in varie regioni di tutta Italia. Bene, adesso dove ti possiamo trovare? A casa mia, al ristorante Santa Barbara. A casa tua? Prima è venuto però a casa tua. Ok, allora, ristorante Santa Barbara in Viale Magna Grecia, di cui parleremo poi dopo, perché vi anticiperemo con Nicola. Nico, io non ti devo chiamare Nico, cioè perché sei a due passi praticamente da me da una vita, e vi racconteremo in anticipo quali sono le specialità che poi troverete nello show restaurant che si terrà proprio a Santa Barbara. Allora, che cosa hai portato come ingrediente proprio caratterizzante di queste fileia tricolore? Colore. Allora, oggi ho portato una bella salsiccia affumicata dolce, come potete vedere, una zucca rossa chilometro zero, sì. Che andremo a preparare queste fileie con zucca rossa e salsiccia. Benissimo, cipolla rossa di Tropea Calabria GP ti servirà per il fondo di cottura. Certo. Poi abbiamo del vino bianco, un Ciro delle Cantine Malena. Buonissimo. Che ti servirà per sfumare. Per sfumare. Ovviamente. E invece il formaggio? Il formaggio è un grana stagionato, 12 mesi. Bene, quindi insomma molto molto fresco, molto anche fresco, se vogliamo. Sì. Va bene, aromaticità di tutto e di più in questa ricetta, succulenza quanto basta, vedremo quale vino poi abbinare di cantina Francesco Malena. Al momento, prima scena a fileia tricolore del pastificio Gioia. Vai, iniziamo con il nostro condimento. Accendiamo i nostri fuochi. Sì. Quale olio hai scelto? Io ho scelto questo, okay. Che è una linea molto equilibrata. Ma tu ce li hai nella tua cucina? Vai. Sì. Ce li hai nella tua cucina, tu utilizzi anche oli di qualità, che tra l'altro, essendo della provincia di Catanzaro, Nico, ha naturalmente un ascendente per la Carolea. E adesso nella nostra cucina invece sperimenterà, già in realtà ha fatto delle degustazioni, no, in anticipo. Hai degustato la zuppa? Come ti è piaciuta la zuppa che ti ho preparato? La zuppa era molto saporita, buonissima. Quella invece l'ho condita col ternico, ok? Ti piace l'abbinamento dei finocchi di isola di Caporizzuto? Si sentono molto, sono molto aromatizzati, bellissimi, veramente. Sì. Allora, adesso noi possiamo calare la pasta in quanto ci vogliono 12 minuti circa di cottura. Ottimo. Allora, vi ricordo, a proposito della nostra pasta, del pastificio Gioia, che è una pasta lavorata con metodo artigianale, il nostro Carlo che segue tutta la produzione è un artigiano proprio della pasta, e tra l'altro è anche condotta Slow Food, questo pastificio è segnalato appunto dalla condotta Slow Food per la qualità altissima e la metodologia con la quale realizza una serie di formati di pasta, ormai famosissima la struncatura, paccheri, linguine aromatizzate al bergamotto, ma poi strozzapreti, pennette rigate, fusilli, insomma, grani anche particolari, perché vengono utilizzate non solo delle selezioni di grani italiani, ma anche grani proprio locali, spesso anche aspromontani in alcune tipologie. Per cui www.pastificiogioia.it per avere la linea completa. Allora, questa salsiccia, dimmi un po', che mi hai detto una mezza cosa, insomma, il ristorante, ma in realtà prima del ristorante, che cos'è che caratterizza la vostra famiglia da una vita? Allora, noi abbiamo sempre lavorato con la nostra macelleria. Vai, metti la salsiccia, che adesso devi parlare della famiglia, giustamente mi va in tilt. Metti la salsiccia, tu puoi continuare a dirci. Voi avete lavorato con la vostra macelleria da quale anno? Vediamo se te lo ricordi. Ah, papà è esattamente dall'89. Saverio, dall'89 è iniziato? Dall'89 è iniziato la seconda attività, se non ancora prima, era dal 75. Che aiutava i genitori in quanto... Nell'azienda agricola? Sì. Bene. E poi ha deciso di aprire così una... La sua attività. La sua attività. Poi certo. con mamma Barbara, che salutiamo, sia Saverio che Barbara, insomma tutti quanti i tuoi fratelli, siete davvero in tanti in famiglia, una bella forza lavoro, ed è proprio questo che fa raggiungere un risultato poi di qualità. Siamo allora molto noi uniti. Andiamo avanti perché abbiamo bisogno di un po' di tempo per far soffriggere bene la nostra salsiccia, che andrai a sfumare, abbiamo detto, col vino bianco. Sì, eccolo qua.
Ok, vai. Del vino. Vai, vai. Ok, sfumiamo e andiamo avanti. Nel frattempo aspettiamo che i nostri filei al peperoncino, spinaci e semola di grano duro prendano bollore, così questa ricettina andrà avanti ed è firmata da Nico o Nicola Nisticò. Bene, bene, bene. Allora, i nostri filei tricolore procedono alla cottura, quindi mi hai detto 12 minuti più o meno, li tireremo un po' prima perché li andremo a mantecare con il sugo con la salsiccia. Salsiccia affumicata, un profumo straordinario. Senti, ma l'idea di metterci sto tocco di rosmarino, ti devo dire che è molto, molto azzeccata. Sì, perché intensifica molto il sapore intenso della salsiccia anche e la spicca zucca. Pure il dolce della sì, zucca. Sì, 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 dà molte personalità. Allora, volendo abbiamo aggiunto una bella quantità di beta carotene, parlando certo. Sempre di cucina nutraceutica, è vero che tu spingi tantissimo anche nel tuo ristorante. Sì, certo. E che cos'è che hai inserito da poco nelle tue tagliate che sono un cavallo di battaglia che gli faremo vedere? Allora, nelle tagliate abbiamo inserito lo sciroppo al bergamotto. Condimento balsamico. Condimento balsamico che combattiamo il colesterolo cattivo, il colesterolo diciamolo, a tavola. Diciamolo. Ci divertiamo. Quindi una buonissima carne cotta come tu sai fare, perché ti sei specializzato, sei stato dove? A imparare bene le cotture delle carni che tuo padre ormai lavora in punta di coltello da anni. Ho fatto esperienze in Irlanda, appunto per questo. Senti, dimmi un po', lì come le cuocevano queste carni? Direttamente sulla brace, bello. Sulle pietre vive, e le servivano sulle pietre vive? Sì. Dai, che un giorno ci organizzeremo in quella di Viale Magna Grecia e faremo una cosa del genere. Come si va avanti, Cherie? Che dici? Ci siamo? Allora, sì, ci siamo. Ok. Possiamo calare la pasta. Ok, vai, 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 vai. Fai come se tu fossi a casa tua. Allora, cari buongustai, occhi attenti perché c'è sempre un bel connubio tra tutti i prodotti che abbiamo inseriti delle nostre aziende che sono ormai partner di A Casa Tua. Il nostro obiettivo non è solo quello di farvi vedere come realizzare una ricetta che può essere più o meno gradita, più o meno saporita, più o meno calorica, no? O magari light, ma il nostro obiettivo è cercare di unire tutti questi prodotti e produttori in una ricetta per poi arrivare dritti a voi e ricordarvi che la Calabria produce un sacco di ingredienti straordinari e che è migliorata tantissimo anche la qualità della produzione. Ormai i nostri prodotti arrivano in tutto il mondo, i nostri oli dell'oleare a carbone sono arrivati a risultati straordinari ed è davvero fantastico. Abbiamo un caffè straordinario, che è il caffè Cannizzaro, una torrefazione dagli anni 60, realizzato una miscela e vi dà anche un dato d'uso la macchinetta, la Roma Chicco Aroma. Con soli, pensate, 45 euro, insomma avrete 150 cialde direttamente a casa vostra. Senti Nico, la vostra è una cucina tipica catanzarese. Sì. Quale acqua allora hai deciso di somministrare ai tuoi commensali per rendere molto più digestivo il processo di naturalmente di consumo dei tuoi pasti? Allora, noi somministriamo l'acqua Calabria. Ti è? Per valorizzare il nostro territorio. Ecco, non solo è buonissima, è eticamente corretta perché è prodotta con 100% energia verde, avete capito, l'acqua Calabria, e poi stimola la digestione e facilita naturalmente poi la prosecuzione dei pasti, per cui è anche strategica per voi ristoratori, perché spesso ci si ferma, no? In una gestione food and beverage, in una proposta food and beverage gestita male dai ristoratori, spesso anche il cliente si ferma ad una scelta, un primo piatto, se si accontenta di un piatto solo perché magari si sente già sazio. Invece scegliere strategicamente e qualitativamente un'acqua del genere fa sì che magari le vostre proposte possano essere più di una. Allora, i nostri filei tricolore procedono, vi do la ricetta, facciamo entrare la grafica. Allora, filei tricolore con salsiccia affumicata e zucca rossa aromatizzata al rosmarino. Occorrono per 4 persone 320 g di filei tricolore, 200 g di salsiccia affumicata semistagionata, poi abbiamo una manciata quanto basta di rosmarino secco o fresco, quanto basta di vino bianco,
quanto basta di grana o parmigiano semistagionato, anch'esso, quanto basta di cipolla rossa di Tropea Calabria GP, olio extravergine d'oliva, sale, quanto basta, e poi naturalmente potete caratterizzare anche con un'erbetta aromatica fresca. Va bene, allora ci siamo quasi per l'impiattamento. Hai scelto il tuo piatto? Sì. Vai, prendi un po' il tuo piatto. Wow, Nico, che profumo, ragazzo mio, che profumo. Allora, spostiamo pure. Vai. Abbiamo noi abbinato, abbiamo pensato di abbinare un vino che racconta di un territorio ormai è famosissimo, il nostro Bacco, per cui noi lo andremo a prendere perché va servito anche freddo ad una certa temperatura. Lo andremo a prendere mentre il nostro Nico realizza il suo impiattamento. Pronti i calici? Vai! Nico, allora un Bacco abbiamo scelto, morbidezza, equilibrio, c'è tutto. Io un calice, perché tra poco io dovrò attendere altri ospiti nella cucina di casa tua, mentre tu tornerai dritto al tuo ristorante. Certo. E direi che un po' riscaldato da questa sensazione pseudocalorica, non è niente male. Senti, il tuo staff chi è? Lo vogliamo salutare? Allora, saluto Lorenzo, mio padre. E il pizzaiolo Saverio. Vito. Ciao Saverio, Vito, grande pizzaiolo, una pizza altissima e lunghissima lievitazione con ingredienti del super territorio. Noi abbiamo abolito pure il chilometro zero, a portata di mano, diciamo così, per cui questi sono i filet, questo è un piatto tipico che potrete trovare al ristorante Santa Barbara, presto lo show restaurant, prenotate a redazione chiocciolacasatua.tv oppure la vostra pagina Facebook. Ristorante Santa Barbara. Santa Barbara, Catanzaro, via Alemagna Grecia, e poi cari buon gustai, mettetevi in contatto con noi per sapere delle nostre aziende, per sapere delle ricette che magari vi sono sfuggite, per segnalarci qualsiasi prodotto merita la nostra attenzione. A casa tua in tour, quindi arriverà per l'occorrenza, come? Scrivendo naturalmente a redazione chiocciolacasatua.tv, chiamando il numero verde l'800 088 335, oppure perché no seguiteci sulle nostre pagine di Facebook e scaricate appena possibile l'app per rimanere sempre in contatto con noi. Grazie per l'attenzione, Nico, bravo Sherry. Grazie. La prossima volta ti voglio con la carne, una bella grigliata aromatizzata al bergamotto. Va benissimo.